saluto a tutti, io sono particolarmente felice di essere qui, sono venuto da Roma direttamente per questo. L'avevo promesso a mio di Petrillo, quando ero comandante generale, che se invitato avrei senz'altro preso parte alla presentazione del libro, quando mi ha parlato all'inizio di questa sua fatica, e quindi ho voluto rispettarlo. Quindi sono qui per questo, sono qui perché perché la Roma, che ha citato prima il professor Nanni della Chiesa, cioè che quanto tengo alla valorizzazione della memoria di tutto quello che ha vissuto il personale dell'Arma dei Carabinieri insieme ad altri servitori delle istituzioni in questi decenni passati. Noi quando parliamo di storia siamo stati abituati a cominciare sempre dall'inizio. Per noi Carabinieri comincia il 15 luglio 1814 con le leggi patenti, poi l'assedio di Grenoble, poi tante altre cose, non vi sto a dire, la carica di Pastrello, eccetera. Quasi che in qualche modo la storia fosse solo quella aulica di tanti anni fa ed invece non fosse ancora quella dei nostri giorni, degli anni che abbiamo trascorso. E invece è proprio così. Di qui le varie iniziative di cui appunto ha fatto cenno il professor Dalla Chiesa, che ho voluto promuovere, a cominciare da quella dei Carabinieri per la Libertà, in onore dei 2735 carabinieri uccisi durante la Resistenza, di cui solo una parte abbiamo riportato, per poi passare a un libro centrale, importante, sulla figura del papà di Nanno Dalla Chiesa, del nostro generale Dalla Chiesa, che peraltro qui ho chiamato proprio all'inizio del libro, poi del libro sicuramente l'amico di Petrillo, perché è l'iniziatore del metodo, l'inventore del metodo che poi ha consentito di ottenere questi successi, e poi ai Carabinieri per la Democrazia, che ho voluto presentare, far fare e presentare prima di lasciare, dedicato ai 36 carabinieri caduti per mano di terroristi, dal terrorismo altoatesino sino al terrorismo chiaramente rosso, al terrorismo nero. E ecco, tra tutti questi ci sono giovani di cui gli assassini sono stati assicurati alla giustizia dall'azione del colonnello Di Petrillo e dagli uomini che lavoravano con lui alla sezione speciale anticrimine di Roma, che ha ottenuto dei successi enormi. Vedete, un'altra ragione per la quale sono voluto venire è, non potendo essere presente a Roma, è quella dell'ammirazione che così a lungo ha nutrito e continua a nutrire nei confronti suoi e di altri ufficiali, marescialli, brigadieri, deputati carabinieri, che hanno condotto in prima linea questa battaglia. Ha parlato Teo Luzzi del timore generale che c'era in quel periodo, ma nelle nostre file era un timore fortissimo. E quando io vedevo, incontravo questi carabinieri che appunto si occupavano in prima persona, diversi di loro conosciuti per nome e cognome, va bene, da terroristi, ecco, io sentivo veramente forte questo senso di ammirazione e una notevole motivazione a lavorare. È stato un periodo chiaramente, come diceva il generale Luzzi, che allora era tenente comandante appunto del gruppo operativo della compagnia Roma Centro, che poi ha comandato per anni dopo di me, nel quale noi siamo stati in qualche modo compartecipi, anche se non direttamente coinvolti in queste indagini, che però ha raccontato lui della storia di Barbara Bazzarani e di Khaled Ibrahim Mahmoud, come lui si chiamava, il 18enne di Fiumicino. E però Piotto Moro prima, comandando la compagnia San Pietro, di tenerne altri anche arrestati sempre dalla sezione anticrimine, una sera in questa grandissima cella, una notte c'era una massa di persone,
una decina praticamente là dentro, quindi immaginate la preoccupazione nostra nel tenere queste persone. Abbiamo vissuto anche in altra maniera, abbiamo vissuto anche lavorando, ad esempio, in maniera poco, che forse è poco così è difficile pensare. Di notte esisteva un turno di ufficiali a Roma che facevano il giro di tutti i terroristi detenuti, grandi detenuti negli ospedali. Erano piantonati da noi negli ospedali e ci toccava fare questo giro di tutti gli ospedali per assicurarci che la vigilanza fosse attiva e che ogni tentativo eventuale di scarcerazione attraverso l'assalto, diciamo così, al nostro servizio di vigilanza e di trattamento fosse veramente tanto, perché era così. Benché si trattasse di personaggi di questo calibro, come ha detto all'inizio il presidente Aiosi, assassini di questo calibro, in realtà all'epoca, ecco, le misure di sicurezza non erano poi, perché si stavano approntando ai sistemi di sicurezza, non erano poi così elevate. Quindi c'era un'esposizione a rischio di tutti noi, soprattutto di coloro che erano proprio sul terreno, particolarmente elevata. Quindi il felicissimo, felice del fatto che la preparazione sia stata fatta dal professor Nando Garattese. Io sono particolarmente legato alla famiglia loro e alla figura di suo padre, che considero una figura storica assolutamente importante per l'arma dei carabinieri, sì per la lotta al terrorismo, ma anche per la lotta alla mafia, nella quale lui ha perso la vita. Poco tempo dopo, ma come figura proprio di ufficiale impegnato anche nella resistenza. Bene, e poi che ci sia una postfazione di un mio predecessore, il generale Roberto Iucci, che sicuramente, come Di Petrino ricorda, da comandante generale prese parte attivamente alle iniziative per il contrasto del terrorismo, dette le sue direttive, ma soprattutto io credo dette personalmente quel sostegno che era veramente importante per questi uomini così coraggiosi. Quindi complimenti, perché questo libro dà memoria a tutta una serie di persone che insieme a te hanno lavorato a questo, e dà memoria documentata, come ha detto prima il professore Nando Dalla Chiesa, da memoria documentata su atti e non da ricerche, pseudo ricerche che ogni tanto si sentono, appunto, e che in base alle quali qualcuno spara giudizi dei quali non ha contezza. Magari probabilmente anche per interessi personali, quantomeno di apparenza e di successo personale. Scusate questa battuta così, però ogni tanto capita, è veramente per noi è un disagio dover sentire tutto questo. Vedete, è importante il recupero della memoria, è importante il recupero del valore di chi queste lotte ha combattuto in prima persona. Noi sappiamo dei magistrati, ci sono una serie di iniziative, per tutto questo, in particolare per alcuni magistrati che hanno pagato carissimamente, perché se andiamo a vedere il percentuale sul numero delle persone, i magistrati sono quelli che poi hanno pagato di più in questo periodo, anche se il numero chiaramente ma invece assoluto è necessariamente quelli delle forze di polizia, essendo così più numerosi, magari sono il numero più elevato. E però ci sono state altre persone. E una cosa che mi ha colpito particolarmente, quindi uno, che mi ha indotto a lavorare in questo settore, è una frase che ha detto, la ripeto sempre per chi mi ha sentito, la vedova
la Schifani, la vedo anche uno degli agenti di scorta al giudice Falcone. Tra le altre cose che ha detto questa signora, ha detto: ho pensato per un lungo periodo che mio figlio fosse figlio non di mio marito, ma figlio della scorta, perché non ho mai sentito il nome, dire il nome di mio marito quando viene ricordato l'omicidio di Capaci. Ebbene, una delle ragioni per le quali mi sono mosso in questo senso è dare un volto, dare valore, dare memoria proprio a queste figure che altrimenti rimarrebbero nell'oblio più totale. Grazie. Lungo assedio, così si chiama il libro, e in effetti è vero. Intanto è stato un assedio vero e proprio, perché in quella stagione le istituzioni, soprattutto gli amministratori, l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine, si sentivano assediate. E ancora c'è una traccia in qualche nostra caserma di apprestamenti difensivi che risalgono a quell'epoca. Lungo perché è durato tanto. Allora, qui nel libro si mettono in evidenza essenzialmente una decina d'anni, ma per la verità è cominciato un bel po' prima, e gli ultimi colpi di coda sono arrivati anche dopo. Quindi mi fa piacere rivolgermi ai presenti un po' più giovani, che se non è quella stagione l'hanno vissuta. Io allora ero coetaneo dei più giovani che sono qui. La percezione era veramente di un forte isolamento, in condizioni quasi di belligeranza, perché noi con apprensione accendevamo il TG la sera o sentivamo il primo GR al mattino per sapere chi era stato colpito, chi era stato danneggiato, dove era accaduto l'attentato, dove semmai erano stati trafugati chili e chili di tritolo. Già queste notizie ci mettevano in allarme, il furto di tritolo nelle cave, perché tutti pensavamo, nessuno aveva il coraggio di dirlo, e dove andrà questo tritolo, con notizie che giungevano anche da altri paesi. Ricordate tutti l'autovettura di Carrero Blanco in Spagna, saltò in aria sotto una carica di, su una carica di tritolo, finì nel cortile di un condominio di 3 piani. Quindi noi rabbrividavamo quando sentivamo queste notizie, e quindi per fortuna, e ogni tanto lo dico ai colleghi più giovani, i brutti ricordi poi svaniscono, cambiano, si edulcorano. Semmai di queste esperienze rimane anche semmai qualche particolare su cui si fa facile ironia, quasi si voglia a distanza sdrammatizzare, come diceva poco fa Teo Russi, che aveva Barbara Barzerani in cambio di sicurezza, ma c'era da tremare. Ebbene, in quella stagione lunga, difficile, anche di isolamento, il sostantivo assedio la dice lunga, anche su questo isolamento un po' civile, un po' culturale, e c'erano queste frange estremiste, ma non solo, che guardavano con un po' di ostilità a un certo tipo di istituzioni. Ebbene, in quella stagione però c'erano tanti e tanti giornalisti, magistrati, sindacalisti, operai, imprenditori e appartenenti alle forze dell'ordine che resistevano a questo assedio. Quindi la metafora è particolarmente calzante.
in quella stagione sicuramente giganteggia, bisogna usare questo verbo, non ne trovo altri. Un grande servitore dello Stato che ha saputo non soltanto dare coraggio a tutti, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma poi soprattutto ha avuto la personalità, la sensibilità, il profondo senso dello Stato di indirizzare l'attività di contrasto al terrorismo sui binari della più stretta legalità. Voi ricorderete, i più anziani, che qualcuno invocava anche misure di un certo tipo, da altri paesi non lontani dal nostro giungevano notizie anche di modalità un po' estreme di contrasto al fenomeno eversivo, che non era soltanto italiano, con conseguenze tragiche, drammatiche. Da noi, in Italia, grazie a una magistratura ferma, illuminata, valorosa, coraggiosa, e grazie anche a figure importanti come quella di Dalla Chiesa, si è percorsa la strada giusta, cioè quella della ricerca di modalità tecniche operative più efficaci e soprattutto della capacità di penetrare queste organizzazioni cogliendo le vulnerabilità anche dal punto di vista culturale e ideologico. E quindi il generale Dalla Chiesa è stato seguito, accompagnato, aiutato da una lunga schiera di carabinieri e non solo, perché quando era capo dell'organismo interforze voluto dal ministro dell'interno c'erano bravissimi poliziotti, bravissimi finanzieri, è stato uno sforzo totale condiviso da tutti, perché si coglieva che la Repubblica era in pericolo. Ma per quanto riguardava da una generazione, e questo lo posso dire con estrema franchezza, sincerità, ecco, di ufficiali coraggiosi, devoti al loro comandante, leali, corretti, rispettosi delle regole, delle leggi, che hanno indirizzato questa attività di investigazione e attività repressiva. Io ero un po' più giovane, il Mimmo di Petrillo, però per noi ragazzi, tenenti, capitani, ecco, ricordo che giungeva lei con il tam tam fra i reparti, il nome del capitano di Petrillo, e io non lo conosco come generale, ma per me è rimasto capitano, non lo conoscevo. Ma giungeva l'eco, ecco, di una generazione, una pattuglia di ufficiali che hanno trainato tanti bravissimi, eroici, sconosciuti, marescialli, brigadieri, appuntati, carabinieri, in operazioni rischiosissime, dove quasi a mani nude si andava a fronteggiare un antagonista aggressivo, molto aggressivo, perché caricato ideologicamente, in alcuni casi, ahimè, io qualcuno l'ho conosciuto, sguardi bevuti d'odio, poi l'odio che si è stemperato, odio che è scomparso, che è stato metabolizzato diversamente. Lo ricordo, ero capitano ed ero responsabile delle traduzioni in occasione del primo processo al Foro Italico di Moretti, Balzarani, Faranda, Morucci, Prospero Gallinari. Ricordo l'odio che si percepiva nello sguardo di questi nostri antagonisti, che però noi abbiamo cercato tutti insieme, ecco, di affrontare con le armi della legalità e le armi del rispetto delle. Ma questa generazione di ufficiali ci ha lasciato una grande eredità a tutti quanti noi, perché poi sono stati anche ufficiali che nel silenzio, nell'ombra, non hanno cercato, non hanno chiesto riconoscimenti e hanno soltanto reso in silenzio un grande servizio all'Italia. Ed è la generazione dei capitani Secchi, dei capitani Mori, dei capitani di Petrillo e tanti altri assi, quindi è un debito di conoscenza che l'Arma in Servizio, la mia generazione di ufficiali, sente di nutrire e di esprimere oggi, in occasione la migliore, alla presenza.
soltanto di Mimmo, ma anche del nostro comandante generale Tullio del Sette, che ha vissuto anche lì quella stagione comandando compagnie urbane in città, a Roma, Trastevere, Roma Centro, con un giovanissimo entusiasta tenente che è Teo Rezzino. E quindi forse noi con questa operazione di recupero della memoria abbiamo anche il modo di ringraziare la generazione di grandi ufficiali che hanno reso un grande servizio alla Repubblica. Dopo questa stagione nulla è stato come prima, le attività investigative condotte nei confronti di associazioni impenetrabili, segrete, che vivevano in una totale clandestinità, di difficilissima penetrabilità. Ricordiamoci che allora noi operavamo a mani nude, non c'erano tutte le dotazioni che abbiamo oggi che rendono facile l'osservazione, la telesorveglianza a chilometri, da un capo all'altro del pianeta si può contare. Allora no, ci si esponeva in prima persona, spesso incontrando il terrorista, me l'hanno raccontato tanti colleghi, davanti all'ingresso di un bar o davanti a una cabina telefonica, guardandolo negli occhi e facendo finta di niente, con il cuore in gola, insieme con una piccola pistola con 7 cartucce soltanto. Di fronte avevamo terroristi armati fino ai denti, che si muovevano in squadre organizzate militarmente, che ci avevano detto dopo, così nell'aula del tribunale, avevano il compito di sterminare, questo era il verbo che si usava, la scorta. È stata la scorta di Moro, è stata la scorta di tanti altri sfortunati magistrati. Quindi nulla può dove è stato come prima, è cambiato tanto anche la vita investigativa, e questo è servito molto anche nel combattere, nel contrastare la criminalità organizzata, la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, della quale tanto si era anche cimentato con Roberto della Chiesa, prima come coordinatore delle squadriglie a Corleone, poi per 7 anni comandante della regione a Palermo, per poi tornare nuovamente da prefetto nella sfortunata vicenda che si è conclusa con la povera Manuela Sette Carraro il 3 settembre del 1982. Quindi grazie Mimmo, Barnati e Beatrice, a te e ai tuoi cari colleghi che hanno condiviso questo grande impegno, ci avete lasciato una grande eredità. Dobbiamo soltanto cercare di essere all'altezza di voi che ci avete preceduto. Grazie Mimmo. Abbiamo fatto molte cose, questo libro non
non comprende tutto quello che ho fatto, sarebbe stato impossibile. Questa è una buona parte ed è, ho scelto questa parte per poter descrivere il percorso di maturazione di un reparto che arriva sul problema con grande difficoltà perché non ha cultura. La situazione romana è molto diversa da quella del nord, come dicevo prima il professor della Chiesa. La situazione romana è una miriade di collettivi, non ha una base operaista che poteva che consentiva di andare a localizzare i punti di osservazione. Abbiamo dovuto costruirla studiando tutti i possibili documenti, andandoli ad analizzare, andandoli proprio a metabolizzare in maniera tale da poter pensare come loro per poter cercare. Dopo varie vicissitudini siamo riusciti ad afferrare il bando della matassa, pur avendo compiuto quel periodo delle operazioni importanti, fatte bene dal punto di vista tecnico, ci avete consentito di controllare la situazione. A questo punto nasce la infiltrazione di un militante del Partito Comunista che viene consegnato al generale della Chiesa, viene gestito inizialmente da Umberto Bonaventura, che è il comandante di questa sezione, di questa città, la città di Milano, la sezione di Vigile di Milano. E in questa operazione poi gestisco io. Questa operazione è di 10 anni. Io ho 10 anni e l'ho divisa in 9 sottooperazioni. Dura 10 anni e porta allo smantellamento totale delle Brigate Rosse, con un'operazione che così conclude a Parigi nel settembre del 89, quando riusciamo addirittura ad affittare loro un appartamento a Pierre, per poterle finalmente contare fino alla fine. E siamo intervenuti insieme ai colleghi francesi, con i quali avevamo una collaborazione di parecchi lustri. E siamo intervenuti quando li avevamo contati e non ce n'erano più. Quindi abbiamo messo il coperchio a quello che è il coperchio. Ho scritto. Quindi ho allargato la descrizione anche alla lotta al terrorismo di destra e a quello internazionale, proprio per documentare come anche in altri ambiti la sezione è riuscita a esprimere una validità operativa così articolata, partendo sempre da una mancanza di cultura e cultura poi costruita con lo studio e con l'applicazione. Per documentare che cosa, in effetti? Per tornare alle origini, per documentare il metodo, per documentare quell'insegnamento, quello stimolo che ci aveva dato il generale della Chiesa sin dal primo momento speciale, prima la metà degli anni 70, al quale io non ho partecipato, io ero comandante del gruppo investigativo di Roma in quel periodo, e che poi si è allargato quando lo scioglimento del nucleo l'arma dislocata le sezioni anticrimine, costituisce sul territorio nazionale le sezioni anticrimine. Questa dislocazione porta ad un allargamento di questa cultura che poi arriva a quello che ho detto. L'integrazione con l'arma territoriale era fortissima, perché oltre a partecipare sempre all'attività operativa, all'intervento operativo, tantissime volte alcune operazioni venivano strumentalmente giustificate come occasionali ed era l'arma territoriale che si esponeva a questo, magari per coprire invece un disegno che volevamo ancora mantenere riservato, in un'ottica di distruzione della banda armata e non inseguendo i singoli episodi. Anzi, i singoli episodi erano gli strumenti per poter sempre di più allargare la base conoscitiva per poter poi sferrare, quando decidevamo noi, gli interventi, calibrando anche ciascun intervento, non perdendo mai il contatto con la realtà individuale. Insomma, operare la polizia di sicurezza seppure con gli strumenti della polizia giudiziaria. Non volevamo peraltro creare martiri, per cui anche nell'uso equilibrato della forza ci siamo espressi al massimo livello, anche rischiando più del dovuto,
E questo rischio però per noi che eravamo comandanti l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo potuto sostenere con l'addestramento dei nostri uomini. Ragazzi eccezionali, c'era un nucleo di 20 esperti, c'era una base invece di giovanissimi che andavano a scegliere alla scuola d'ufficiali, 20 anni, 21 anni, 22 anni, e l'addestramento avveniva per imitazione sulla strada, nei briefing prima di uscire per un servizio, nei briefing che seguiva sempre al termine del servizio. In questo modo la discussione, qualsiasi documento veniva trovato, veniva analizzato, veniva discusso con loro, e così sono diventato un reparto di elite che è stato ammirato in tutta l'Europa. Questo libro, in fondo, io lo dedico a loro, perché sono ragazzi a cui il nostro paese deve molto. Nel libro ne cito alcuni, perché erano strumentali a descrizione, ma quel qualcuno raggruppa i nomi di tutti gli altri, perché se quello lì era in quel momento uno di loro, era in quel momento a fare quell'avvenimento, vuol dire che l'altro si trovava a fare qualche altra cosa affinché si verificasse un altro evento, la possibilità di un altro evento analogo di successo. Alcuni sono anche qua, state le mani. Solo uno? Familiari e le denunce che si... Questi ragazzi non potevano avere una ragazza, non potevano avere nulla. Chi era sposato aveva il problema di gestire magari la moglie. Quindi questo libro lo meritano. E io è dedicato veramente fortemente innanzitutto a loro, perché ciascun comandante ha una sacralità, la salvaguardia dei propri uomini, se è un comandante corretto o no. Era 180 in quel periodo del secondo numero speciale della Chiesa, ma eravamo 180 in tutta Italia, però eravamo 180 a Torino, 190 a Roma, 180 nel senso che avevamo una mobilità assoluta e una condivisione generalizzata su qualsiasi operazione. Questo libro lo potrebbe benissimo scrivere la sezione di Torino, la sezione di Milano, la sezione di Firenze, la sezione di Bologna. Cambiano le date, cambiano i fatti, ma i contenuti sono identici. È dedicato anche a loro, che non erano direttamente alle mie dipendenze, però qualsiasi operazione veniva a loro. Ad esempio, nell'ultimo mese in cui già intravedevo la possibilità dell'intervento, dalle varie sezioni confluivano due o tre elementi che partecipavano all'azione finale, alle fasi finali dell'azione, quindi all'intervento, poi alla repartizione preziosissima dei reperti che trovavamo nei fondi. I ragazzi scremavano dai reperti quelli di pertinenza della loro area, ritornavano per svilupparli subito in una. Quindi un'osmosi continua che vedeva nell'arma territoriale il nostro sostegno. Io credo che nessun reparto dell'arma in quel periodo, ma forse neanche adesso in termini diciamo di percentuali, ha mai avuto le dotazioni che ha avuto la mia sezione. La mia sezione aveva una centrale operativa autonoma, aveva due canali riservati con ben 12 ponti ripetitori dislocati sui tetti di Roma, aveva un primo gabinetto, diciamo, di indagini tecniche, perché abbiamo la necessità di avere trasmissioni affidabili, perché un pegamento, le modalità di successo del pegamento sono la manovra, e la manovra è possibile se chi gestisce il servizio può controllare la posizione di ciascuno. L'integrazione poi con le forze di polizia straniere. La sezione di Roma ha avuto l'orgoglio
di avere l'autorizzazione dalla polizia francese di dislocare un'antenna della Gara 400 dell'Arma sul tetto della Procura di Parigi. Quindi diciamo che questi ragazzi si muovevano liberamente in un contesto certamente organizzato, ma si rendevano liberamente grazie alla cultura professionale che si erano costruiti sul campo, all'interpretità dell'indagine, per cui al di là erano in grado di decidere anche quando, non avendo all'epoca questi strumenti, non era possibile chiedere il cortile. Radio Radicale questa? No. Allora, ma mi dispiace perché volevo aggiungere un aspetto un po' personale che non riesco a sopportare. Recentemente l'ex deputato Gero Grassi, nella trasmissione Santoro, si è abbandonato ad affermazioni sconcertanti. È vero che i deputati hanno la libertà di parola, di pensiero, per carità, e chi la tocca? Ma è anche vero che chi, secondo me, chi ha una funzione istituzionale come quella del deputato, quantomeno deve dire la verità. E deve dire la verità perché le sue parole sono rivolte ai cittadini e i cittadini non possono essere presi in giro. Ecco, il generale della Chiesa era un generale dei carabinieri, era un generale pulito, è un generale che ha fatto scuola nella lotta alla mafia, nella lotta al terrorismo, è un generale che quindi non merita sospetti, trame, chissà che. Era tanto fuori dal sistema il generale della Chiesa che il sistema lo ha ucciso. Cos'altro vuole dell'ex deputato Gero Grassi? Non eravamo marionette a cui mettere due o tre gettoni e quindi fare il tempo di energia di due o tre gettoni. Il generale Chiesa era il nostro comandante, ma non eravamo soldatini agli ordini suoi, altrimenti non si faceva nulla. Il generale della Chiesa chiedeva il dialogo, voleva il confronto, voleva lo scontro con noi, perché attraverso questo poteva misurarci, poteva valutarci, poteva dire se eravamo affidabili. Quindi, dico questo, e quei 180 non era una banda armata o un'associazione per delinquere, erano un reparto d'élite dell'arma dei carabinieri a cui va il merito di aver distrutto, insieme alle altre forze di polizia, ma in maniera molto forte il terrorismo e quant'altro. Ed è un reparto, quei 180, che hanno creato la cultura che oggi si basa il raggruppamento operativo speciale, che nei giorni scorsi è stato decorato per i servizi legge allo Stato. E ancora, il colonnello Bonaventura, ex capitano comandante di questa sezione, non è iscritto alla P2, non è mai stato iscritto alla P2. Umberto Bonaventura era un patriota ed un ufficiale di eccezionale valore, era l'antesignano della cultura antiterroristica, perché è stata la prima sezione che si è misurata su quel punto, è stata qui a Milano con Bonaventura, comandante della terza sezione del gruppo investigativo che si occupava dei reati contro la personalità dello Stato nei primi anni 70. Quindi il senatore ex deputato Gero Grassi ci sono delle persone che sono in servizio e non posso usare le parole che vorrei, perché delle volte usare quelle, diciamo, educate non è sufficiente per dimostrare un sentimento di riprezzo, perché appunto è una questione di rispetto. E poi un'altra cosa, Umberto Bonaventura è morto,
e non si può difendere. Ed è bene che la smetta, perché altrimenti probabilmente ci potrebbe essere qualche iniziativa delegata dai familiari per tutelarne la memoria. Scusate se mi sono infervorato, ma queste cose... Forse era seduto comodamente da qualche parte. Per ritornare ancora all'argomento, approfitto anche qui di ringraziare l'anima ancora, ora per allora, perché è vero che noi abbiamo svolto questo lavoro, abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi, ma è anche vero che allora l'anima ci ha dato la possibilità di dedicarci, mentre loro erano afflitti tutti i giorni da mille cose che non consentono di concentrarsi, quindi noi eravamo tutto sommato fortunati per nell'avere la possibilità di dedicarci a tempo pieno, non distolti da altri incombenze, ma in più con dotazioni ben lontane da quelle che avevano loro, ben lontane, e con un altro aspetto, con una libertà di movimento che andava non soltanto sul territorio nazionale ma fuori. I miei ragazzi sono partiti nell'ultima operazione di Parigi con un pedinamento da Napoli e lo hanno terminato dopo 4 giorni a Parigi, alla Gare de Lyon, dove sono state poi messe le premesse per l'ultima operazione che ho accennato prima. Operando da soli, io li ho raggiunti poi a Parigi, abbiamo chiuso insieme quella storia. Ecco, quindi questo libro vuole che contiene date, luoghi, nomi, fatti. È un libro inedito perché nessuno, fino adesso eravamo stati zitti, è inedito perché non è mai stato raccontato nella sua organicità. Ecco, adesso chi ha qualcosa da dire tra deputato Grassi e chi altri, allora è forse di mettere date, luoghi, fatti e nomi. Grazie.